gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Di un metro quadrato quando c'è stato il diluvione e avevo una finestra che praticamente si apriva col croccio basculante. Chi la grandina grossa quanto una nuccia e ora era sentata di gesto non palazza e scantavi come mi savi a lascia tra un sindaco tra finita. Cosa ti ha spinta a scegliere di diventare la padrina di un evento come questo? Ma non lo so, un'intuizione, una vocazione,
Secondo me quando si ha un dono come il talento, che può essere una voce, che può essere un percorso artistico, professionale, comunque che porta dei risultati, è bello comunque condividere e ricambiare questo dono che ci viene dal cielo. Complimenti per la vostra lodevolissima iniziativa. Grazie mille per essere stata qui. Quello che ti volevo chiedere questa sera, ecco, parlaci del lavoro e della storia della Sutre. Noi nasciamo. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie a tutti di essere intervenuti a questa serata. E noi nasciamo come tutte le cose della Sud 3, per caso. Io e l'amico Vincenzo Fondacaro andavamo a camminare così per andare a scoprire la scoperta della nostra terra. E domenica dopo domenica facevamo i complimenti alla nostra terra, dicevamo: nessuno conosce le bellezze che ci ospitano. Da lì, perché non facciamo una sessione? E va, sei caduto qui. E da lì, come tutte le cose nuove qua da noi, i primi commenti sono pazzi, non hanno nulla da fare. E noi ce ne siamo fregati, come costume della Sud 3. Facciamo quello che ci piace, lo facciamo con passione, lo facciamo con cuore, lo facciamo. E da lì nasce Sud 3. Eravamo in due pazzi, oggi siamo 60 pazzi. Più che ottimo risultato. È un risultato eccellente. E non ci fermiamo qua, sicuramente. Mi hanno detto che sei un atleta, mi hanno detto che tiri di scherma. La mia curiosità, ti è mai capitato, non lo so, di doverti per caso relazionare appunto con atleti che avessero delle disabilità? Allora sì, io faccio scherma da un annetto e mezzo, per quanto l'avevo fatto già in accademia, perché magari uno, ecco, una cosa volevo dirla, nel senso che per arrivare a fare qualunque cosa, che sia qualunque tipo di lavoro, qualunque tipo di sport, ci vuole preparazione. Di Lotta, Pasquale Di Lotta, Alessandro Di Podi, Giacomo Tripodi, Francesco Badalà. Signori e signori, questa è la Sud 3. Grazie mille, grazie. Questa c'è solo un presidente. È realmente un incubo, ormai mi sogno la notte, i ragazzi che saltano la staccionata, c'è solo un presidente, però io li voglio bene a tutti proprio per questo, perché loro sono la Sud 3. Grazie.
gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.